Lavoro e legalità. Su questo tema il consigliere regionale vibonese Raffaele Mammoliti ha convocato un incontro per offrire adeguate informazioni su alcuni provvedimenti, atti approvati e proposti. In particolare l'ordine del giorno da lui proposto ed approvato all'unanimità dal consiglio regionale su precariato e piano del lavoro. L'occasione anche per ricordare il mancato inserimento nei bandi di concorso dei posti riservati ai disabili, alle vittime del dovere, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, aspetto questo particolarmente sensibile in un territorio come quello vibonese. Aprire un confronto mettendo assieme le due tematiche lavoro e legalità. Sì, io sto organizzando queste iniziative intanto per portare il lavoro istituzionale e politico che si produce all'interno del Consiglio regionale nel territorio, per parlare con i territori, per parlare con le categorie, per parlare con le persone che poi usufruiscono della ricaduta, diciamo, della portata dei provvedimenti. Questa sera naturalmente ho intrecciato due tematiche secondo me fondamentali per il territorio vibonese: il lavoro e la legalità. Il lavoro perché abbiamo approvato una serie di provvedimenti, devo dire la verità, grazie anche alla sensibilità del Presidente Occhiuto, in Consiglio regionale è stato approvato un mio ordine del giorno all'unanimità dal Consiglio, che prevede che entro 90 giorni insieme alle forze sociali si farà un punto su tutto il sistema del precariato esistente in Calabria e si predisporrà, utilizzando le risorse che ci sono, un piano per il lavoro che guarderà anche agli inoccupati, cioè a coloro i quali non hanno mai lavorato, diciamo, quindi precariato e coloro i quali non hanno mai lavorato. Poi, siccome sono stati fatti dei bandi per quanto riguarda i centri per l'impiego, che sono, come dire, quelli che hanno la missione di incrociare la domanda e l'offerta di lavoro, 456 posti, purtroppo non sono state contemplate, diciamo, alcune categorie fondamentali, che sono le vittime del dovere, che sono le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata. E quindi da questo punto di vista ho presentato un'interrogazione e naturalmente ho anche qui apprezzato e apprezzo, lo dirò nella conferenza stampa, la sensibilità del Presidente che già domani sera ci ha convocato per vedere come riusciamo a risolvere anche questo aspetto, diciamo, che è una defaillance che dobbiamo assolutamente recuperare. In questo senso ha valore il particolare che nella conferenza di oggi vengono chiamate a testimoniare persone che direttamente sono coinvolte in questo problema. Sì, io sto caratterizzando questi miei incontri, che ripeto hanno questa caratteristica di portare fuori il lavoro prodotto, e oltre, diciamo, al mio intervento poi di dare la parola, diciamo, ecco, di punti di vista. Ho fatto a Catanzaro su Azienda Zero e sulla fusione per incorporazione, ho fatto parlare Santo Giofreo, ho fatto parlare alcuni esponenti del sindacato. Questa sera faccio parlare alcuni esponenti del mondo del lavoro, del sindacato, il presidente del comitato provinciale dell'INPS e un rappresentante delle vittime della criminalità organizzata, che su questo tema si sono battute e si stanno continuamente battendo. Quindi io penso che sia giusto che la Calabria onesta, la Calabria democratica, la Calabria istituzionale, la Calabria del lavoro debba dare delle risposte concrete al tema del lavoro e alla problematica della legalità, che secondo me è l'unica strada per garantire in questo territorio, in Calabria, tenuta democratica, crescita civile e sviluppo produttivo.